Polifemo Eventi, dedicato alla 27esima edizione del Presepe Vivente di Faggiano. Beh, non vi può essere Natale, non vi può essere Epifania, non si possono vivere le nostre tradizioni, vivere il mistero della nascita di Gesù se non si passa da Faggiano. Per noi è un appuntamento fisso, è una realizzazione fantastica, davvero la natura sembra essersi quasi divertita a realizzare una struttura naturale, appunto, intarsiata nelle rocce, scavata nelle rocce, atta a rappresentare la Natività. Oggi siamo in registrazione il 4 gennaio, ho al mio fianco Angelo Zanzanella, che è il presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, e ho un ospite graditissimo, appunto Don Nicola. Don Nicola viene da Lanciano, dall'Abruzzo, e certamente ci dirà molto, perché un sacerdote, una persona che ha vissuto varie esperienze in Vaticano e che è stato attratto dal fascino di questo presepe vivente. Iniziamo con Angelo Zanzanella, una 27esima edizione che conferma, appunto, la realtà di Faggiano, che ospita uno dei presepi, se non forse il più importante del meridione. Abbiamo voluto cambiare l'ordine della trasmissione, siamo partiti dal presepe per darvi subito un impatto forte, una full immersion, e poi ovviamente nelle immagini andremo a ritroso, cioè dal punto di partenza, per poi ritornare al presepe, visitare appunto le postazioni con gli antichi mestieri e quant'altro. Ma era doveroso questo impatto forte con la grotta, il momento più suggestivo. Sì, naturalmente è sempre la grotta, no? la base del nostro presepe, da dove poi 27 anni fa è nato tutto. Chi ci ha lavorato 27 anni fa per la prima volta, e lo ricordo sempre con affetto, perché, anche perché è venuto a mancare 2 anni fa, l'ideatore è stato il nostro presidente onorario Pino Tavolaro, 27 anni fa ebbe questa felice idea di voler realizzare questo meraviglioso presepe vivente in questo sito naturale. Ecco, qual è il nome preciso del sito, della località? Il sito è questa zona, viene definita La Campana, ed è ai piedi della collina Monte d'Oro di Faggiano. Come dicevo, 27 anni fa l'idea nata dal nostro compianto presidente, insieme naturalmente ai suoi più stretti collaboratori, che anche ancora oggi, sentendolo proprio loro questo presepe, dal mese di ottobre ci lavorano instancabilmente, insieme al sottoscritto e tanti altri collaboratori, insieme poi ai figuranti che poi sono gli attori principali che animano il presepe, riescono a realizzare ogni anno un evento, direi, suggestivo e straordinario. Come ben ha fatto il nostro Papa Francesco nella lettera ad Admirabilis Signum, ha ricordato l'importanza del presepe, no? Che il presepe deve essere fatto sempre e ovunque, e perché rappresentare la nascita e il mistero dell'incarnazione di nostro Signore e farlo, e soprattutto farlo nella maniera in cui lo facciamo noi, effettivamente viviamo veramente il mistero del Natale in pieno. Ecco, è importante il messaggio della Natività, perché ci induce a riflettere in un mondo fatto di apparenza. Usando una terminologia filosofica, diciamo purtroppo che il fenomeno, ciò che appare, supera il noumeno, la realtà in sé, la realtà pensata. E invece la povertà della grotta di Betlemme ci fa capire che il re dei re non disdegnò di nascere in un tugurio, di nascere in una grotta. Dovremmo pensarci ogni giorno, quando magari ci si lamenta, quando magari si sottovaluta il benessere. Don Nicola, lei da uomo e da sacerdote.
Sì, dovremmo riscoprire un po' i valori della vita, perché molte volte diamo tutto per scontato. Il Natale non è una festa di moda, una festa per ricordare qualcosa, non è un ricordo, è un rivivere la nascita di Cristo durante il corso dell'anno liturgico che ricomincia. Quindi dall'Avvento passiamo al Natale e poi alla Pasqua, quindi la Quaresima che ci prepara alla Pasqua. Ecco, questi valori che molte volte vanno scemando, perché specialmente il Natale porta più della Pasqua ad essere una festa consumistica, cioè un correre, affrettarsi, regalare. È bello, tutto è buono, non vogliamo buttare nulla, però ecco, facendo le cose, centellinando queste cose, nel senso che la festa del Natale ci ricorda qualcosa di bello, con dei regali, qualcosa, ma non deve essere una cosa consumistica. Ecco, ma riscoprire il valore dell'incarnazione di Cristo, come diceva Angelo, cioè l'incarnazione, come il Papa quest'anno ci ha regalato questa bellissima lettera apostolica proprio sul valore del presepe, che è tanto criticato anche il presepe in sé. Dicevano nessuno, ma la Chiesa non parla. Ecco, il Papa ci ha dato un messaggio importante dicendo che il presepe va fatto nonostante tutto, perché è diventato per le religioni cose che si vedono che vanno crollando, ma sono degli ideali stupidi di un mondo laicista, laicale, non si sa neanche il significato di quello che è davvero. Ma poi, Don Nicola, oltretutto il messaggio della Natività è un messaggio universale che prescinde dal credo religioso, perché un invito alla povertà, alla semplicità, io penso che unisca tutti gli uomini di buona volontà a prescindere dal credo religioso. Sì, infatti ecco, l'importante è come Francesco, il primo che ha creato il presepe vivente, era un uomo di pace, di serenità, dove portava, dove andava la pace, un messaggio di pace. Il Papa è andato a Grecia apposta, proprio ha iniziato lì anche, ha fatto una visita all'improvviso durante l'Avvento, proprio per far riscoprire il presepe, che è universale, un segno di amore, di povertà, di semplicità, che richiama, ecco, la grotta, la semplicità della povertà. Cristo Re, che non è nato in un palazzo dei re, non sono andati, chi siete andati a vedere, dice Gesù a Giovanni, nel deserto, chi è che parlava? Cioè lui è andato ad annunciare, ma il Cristo stesso è qui, il Messia, che è nato povero, semplice, che però è il Cristo Re, è il Cristo Signore nostro, che ha scelto di incarnarsi nella nostra povertà, nella nostra miseria, nella nostra semplicità, come Papa Francesco ci ricorda sempre, ecco, le periferie del mondo, la Chiesa che... Gli ultimi, più gli emarginati, dimenticati, i seredati, quindi è quello che lui vuole portare avanti, che la Chiesa è vicino a questa gente, molto vicino a questa gente, e questo è il messaggio di Cristo, dopo per sé, è perché è venuto per questo. Guardiamo che scena meravigliosa che c'è in questa grotta, che ci è soprattutto da ammirare, sì. La partecipazione, sì. Popolare, vedere anche i bambini, i pastorelli, vengono iniziati a credere in qualcosa che è l'essenza della vita. La vita. Sì, difatti vediamo San Giuseppe, qui mi dicevano che 27 anni fa ha fatto lui il bambino, cioè il bambino che è nato, adesso fa... Un'ottima educazione cristiana. Sì. Angelo Zanzanella, lei è presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari. Tradizioni popolari e fede che si uniscono. Sì, noi quest'anno, proprio in virtù della 27ª edizione del Presepe Vivente, abbiamo organizzato un convegno proprio sul tema tra fede e tradizione, perché il presepe deve essere naturalmente l'elemento principale, la fede, quindi la devozione, l'importanza di questo mistero che va vissuto pienamente attraverso, non lo facciamo attraverso la rappresentazione vivente, ma ogni famiglia lo può fare attraverso la rappresentazione artistica, realizzandolo nelle proprie case. La tradizione, perché comunque il presepe in sé per sé è arricchito poi da quelli che sono i contorni proprio degli aspetti locali, no? Quindi gli antichi mestieri, come vediamo qui, il fabbro, il mugnaio, il falegname, l'oste, e le specialità gastronomiche. Specialità gastronomiche, perché effettivamente siamo in un sito in inverno, insomma, dove il freddo si sente, e alla fine di questa visita che il visitatore, e lo riscontriamo attraverso le testimonianze che lasciano all'uscita del presepe, hanno in qualche modo, li rincuoriamo, li riscaldiamo con una pettola tipica del buon vino. Del buon vino, in modo tale che escano veramente soddisfatti. Delle bruschette con l'olio. Con le bruschette con l'olio, che escono veramente pienamente soddisfatti sia dal punto di vista umano, l'uscita del presepe, ma anche sotto il vista proprio del ristoro.
a proposito di tradizione e anche di passione, io voglio sottolineare una cosa, che questa sera la Natività, in particolare la figura di San Giuseppe, è rappresentato da Claudio Bandini, che lui tantissimi anni fa, nelle prime edizioni, è stato il nostro bambinello e quest'anno si ritrova a essere la San Giuseppe. Questo, i figli crescono. Che le tradizioni vengono tramandate, no? E queste tradizioni ritengono che in un mondo dove il consumismo sta prendendo il sopravvento diventano basilari per il buon vivere quotidiano, per un vivere più sereno, più di pace, proprio più di rispetto tra gli uomini. Questa sera sono particolarmente contento perché è qui presente il nostro carissimo amico Don Nicola Giampietro, che ancora oggi ringrazio per quello che ha fatto per il presepe vivente di Faggiano, da quando qualche anno fa abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere. Siete conosciuti in Vaticano, sentivo. Quando lui lavorava in Vaticano, lui è stato l'anello tra il presepe vivente di Faggiano, il Vaticano e in particolar modo Betlemme, perché se noi e il comune di Faggiano oggi si può gioire, può usufruire di questo appellativo di città gemellata con Betlemme, lasciatemelo dire, e grazie a Don Nicola Giampietro. Don Nicola, com'è nato questo amore per Faggiano? Com'è nato certamente l'incontro in Vaticano, poi immagino la sua curiosità di visitarlo, il suo stupore e poi l'abitualità nel rivivere in ogni edizione la nascita di Cristo Gesù qui a Faggiano. Ci siamo conosciuti così, mi è stato presentato Angelo con una visita. La provvidenza. Poi abbiamo cominciato a parlare di questo presepe, ma io sono molto curioso perché amo molto i presepi, tutte le particolarità che qui sono veramente straordinarie. Ho visto tanti presepi. Attenzione al dettaglio. Sì, anche in Abruzzo abbiamo dei presepi, ma sono più, ecco, sembrano delle recite, proprio delle cose proprio fatte semplicemente, ma qui c'è un lavoro dietro, poi richiama la natura, richiama il posto, richiamano tutte queste insenature che ci sono, sembrano proprio costruite apposta per mettere dentro tutti questi personaggi e poi rivivere camminando. E quando ho visto questa meraviglia, allora mi dice: facciamo un gioiellaggio con Betlemme. Ma questo è l'unico, penso, e mai sono sicuro, non penso, sono sicuro al 100% che poteva avere questo gioiellaggio con Betlemme. E quindi si è avverato questo sogno, perché veramente, credetemi, ho portato 3 pullman proprio per questo nella mia parrocchia, perché ne vale la pena. Merita. E loro sono rimasti del tutto sbalorditi, perché hanno toccato con mano la realtà di un presepe vivente. Presidente Zanzanella, sicuramente queste parole la inorgogliscono, ripagano lei e tutta la sua equip dei sacrifici, della passione, e sono, come dire, il migliore incentivo ad andare avanti e magari tra qualche mese già a studiare cosa realizzare per la 28ª edizione. Sì, effettivamente, come dicevi Luigi, c'è qui l'amore e la passione per il presepe. Se questo presepe ancora vive dopo 27 anni, mantenendo uno standard quasi simile nel corso degli anni, ma anche in alcuni anni in crescendo, sta proprio nel fatto che c'è un rapporto familiare tra noi che collaboriamo all'interno dell'associazione. Le casupole, le grotte sono occupate poi alla fine di nuclei familiari che trascorrono le proprie festività qui, ma ve lo dico, c'è una richiesta di venire a partecipare grossa, ma anche al di fuori della nostra comunità di Faggiano. Anche il forestiero, nel momento in cui vede come si vive in queste serate nel presepe, desidera, ci scrive attraverso i social per poter fare il figurante anche per una sera. Anche le mamme in dolce attesa danno la loro disponibilità a poter fare la natività l'anno successivo. E il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare, perché non nego che ci sono anche, tra virgolette, quegli scontri naturali, no? Scontri verbi tra di noi, ma
diversità di vedute finalizzate a rendere un... Finalizzate però sempre a crescere. Sempre a crescere, questa è l'importanza. Ci si può anche scontrare una serie in un qualcosa che magari uno la può vedere in una maniera o non l'altra, ma serve sempre a crescere e a formare. E l'obiettivo principale, quello dell'associazione che si propone per il 2020 ma anche per gli anni prossimi, è anche di coinvolgere quanti più giovani possibili, perché effettivamente ci vuole alla fine, ma per continuare, affinché questo presepe continui negli anni a vivere un ricambio generazionale, ci deve essere e si deve lavorare per questo. Bene, e allora è il momento di congedarci da Don Nicola. Beh, un presepe che è e deve essere un punto di riferimento per i giovani, per gli ammalati, per chi vive momenti di difficoltà. Gesù è nato povero e si è accomunato con questo messaggio a chi versa in condizioni di indigenza. Sì. Ed è bello ripercorrere, vedendo, toccando con mano una realtà del genere, perché ci fa riscoprire un mondo particolare. È un presepe vivente che ci dà, ci apre il cuore, perché si vedono i particolari fatti con amore e ci lasciano, ci immedesimano nel presepe vivente, cioè proprio il presepe di Cristo, dove lui è nato, è stato adagiato in una mangiatoia. Andarono e trovarono Giuseppe, Maria e il bimbo adagiato nella mangiatoia, e lì noi troviamo il Cristo, colui che ci salva, colui che ci ama e dice: sono sempre qui pronto per voi, perché non vi ho abbandonati. Lui, Cristo, è sempre presente nella nostra vita tutti i giorni. Beh, inizia così il nostro tour, la nostra visita all'interno del presepe vivente, e ci soffermeremo ovviamente sulle varie postazioni. Già si vedono gli animali, le pecore, e quindi già iniziamo a scorgere le prime postazioni con gli antichi mestieri. Bene, qui abbiamo una prima postazione, una locanda, e vedete c'è della ricotta appena prodotta che viene offerta ai visitatori, così per ristorarli rispetto al freddo. Un'altra postazione, vedete le massaie che sono intente a preparare biscotti, biscotti che poi vengono, vedete, rosolati. C'è il forno, ma c'è anche ovviamente la brace proprio. Ecco, ci faccia lei da guida, perché noi non siamo del mestiere. Viaggio a parte. Ecco, intanto vediamo già questi biscotti ben rosolati, e il nostro amico Biagio ci porta proprio alla fornace. Ecco, vedete, allora Biagio, questi biscotti stanno uscendo bollenti. Il forno, sì, questo è il forno che noi abbiamo qua, che facciamo dei biscotti col pane, quello che riusciamo a fare nel nostro piccolo. Essendo il mulino della farina, cerchiamo di fare del nostro meglio. Una delle costanti, appunto, la realizzazione di prodotti tipici, e qui vedete la pasta sta lievitando. Facciamola vedere un attimino, vedete, sono pasta per pucce, no? Pucce, sì. Marle, parlo dopo. Ah, mia madre, sì, come sempre si cucinava comunque in casa, e quindi si preparavano le cose, insomma la pasta non doveva comunque mai mancare. Poi c'è il forno. C'è il forno, sì, e qui appena sono pronte le mettiamo nel forno e c'è lui che se ne occupa. Divisa, in costumi, pardon. Sì. I costumi devono essere per forza quelli di una volta, quindi sto attrezzando un attimo il fuoco per poter fare le pucce, almeno per cenare un po' stasera. Al caldo? Al caldo, sì. Ci si rifocilla in questo modo. Torneremo magari quando saranno pronte. Il mestiere, l'antichissimo mestiere del cestaio, realizzare le ceste, vedete qui vari cesti fatti ovviamente con
con l'ulivo selvatico trovato sui muri e in giro nelle oasi che abbiamo qui noi nelle oasi mediterraneo. Peraltro molto flessibile, quindi facilmente forgiabile per realizzare le cesti. Per lavorare. E questo qua però non soltanto che è flessibile, ma noi lo utilizziamo quando il ramo è già pronto per lavorare. Quindi questo è proprio il suo mestiere? Sì. È un mestiere, però io lo faccio per hobby. Sì, ormai. Il mio mestiere è altro. Cioè io... È rimasta questa antica maestria? Questa antica maestria proviene dal DNA di mio nonno, perché io avevo il nonno che faceva... Proprio cestaio? Sì, che faceva il cestaio, che all'epoca loro con questo mestiere si stava bene, si mangiava. Oggi è tutto in plastica. E oggi la plastica sta dando problemi un po' a tutti, è vero? E purtroppo è così, meglio tornare alle origini. Invece questi contenitori oggi sono molto utili, a differenza della plastica, non perché per togliere la plastica, per carità, però la plastica purtroppo sta dando un po' di problemi, ok? E qui si lavora la lana, ci sono le donne all'uncinetto e vedete qui si stira, vedete? Parliamo di questa antica usanza con la carbonella, no? Sì, soprattutto si chiama scarfaletto, perché questo lo usavano per riscaldare il letto e poi facevano i pochi panni che ci avevano. Intanto si sferruzza. Certo. Vedete ora il mestiere del fabbro, vedete come intento, ovviamente il ferro appena appunto riscaldato poi viene battuto e si forgia appunto quanto è necessario realizzare. La locanda del pescatore? Solo che il pesce lo facciamo dopo. Tra un po', però vedo che ci sono già le bruschette che accompagneranno ovviamente la frittura. Come si sta procedendo? Molto bene. La signora intenta a tagliare, facciamo vedere. E qui anche si impasta i cavatelli. Vedete lì invece si frigge. Io intanto assaggio un crostino. Guardate come è stato creato artificialmente un laghetto con una cascata artificiale, davvero sembra vera, vedete sulle rocce l'acqua scende a gradoni e poi confluisce nel laghetto dove vi è anche una barca. E vedete un po' la stalla con il pastore che si riposa un po' sul giaciglio e in questa povertà però c'è tutto. C'è anche la capretta, c'è il lavabo con quello che veniva una volta chiamato lo stricaturo per il lavaggio, per lavare i panni. Ci sono delle forme di formaggio, del pane. Insomma, il pastore in uno spazio angusto doveva cercare appunto di racchiudere tutti quelli che erano i suoi beni. E vedete un ruscello, uno dei tanti giochi d'acqua presenti in questo presepe vivente. Sembra davvero un ruscello vero. E dicevo, questo ruscello che poi sgorga, scende a valle. E ci stiamo avvicinando alla postazione più importante, più suggestiva, la grotta di Betlemme con Maria, Giuseppe e il bambino. Guardate come la natura si è divertita e come davvero questo scenario, questo presepe, che pure è ovviamente un qualcosa di frutto della inventiva umana, vedete questa quercia che quasi annuncia la presenza della grotta, ci colpisce perché questa quercia, vedete, è proprio consumata, scavata al suo interno e sembra così con i suoi rami rivolgere il benvenuto alla natività. Stiamo per entrare, vedete è un anfratto.
grotto, vedete, una grotta che si presta perfettamente a quello che è il mistero della Natività, Maria, Giuseppe, uno splendido bambino, vedete, qualcosa di meraviglioso, c'è tutto, ci sono, vedete, il bue e l'asinello, c'è anche l'angioletto, è riprodotto il mistero della nascita di Gesù. Abbiamo Giuseppe, com'è nata questa idea di rappresentare il papà di Gesù? Faccio parte dell'associazione da 22 anni veramente, ho fatto Gesù bambino io 22 anni. Ah, addirittura? Sì. Sei cresciuto nella tradizione? Sì, e sto qua con mio figlio e mia moglie. È una bellissima tradizione. Come si chiama questa splendida creatura? Alessandro, 2 mesi. E magari tra 18-20 anni erediterà la tradizione. Questa passione che ho da 22 anni, comunque sto nel presepe e porto avanti la tradizione della famiglia e spero comunque che anche lui continui. Sei emozionato? Sì, tanto. Quanto c'ha il piccolo? 2 mesi. Ah, proprio piccolissimo. Piccolissimo. E allora passiamo a Maria. Come guarda Maria con amore la sua creatura? Sì, non pensavo stasera di venire qui, però è giusto che faccia che continui questa tradizione. Com'è bello tranquillo, eh? Sì, è molto tranquillo. È un bel bambino, è bravo. E poi c'è l'angioletta. Come ti chiami? Alessandra. Ti piace questa esperienza? Sì. Vedete, ci sono anche i pastorelli, eh? Come dire Gesù bambino. Facciamo la visita a Gesù bambino, portiamo un po' qualcosa da mangiare anche per loro. Come ti chiami? Francesca. Vedete, l'innocenza dei piccoli, il senso profondo del presepe, il messaggio della semplicità. Il re della terra, sì, nato in una grotta, in una mangiatoia. Certo. È questo che bisogna pensare però, prima di tutto, che Gesù è nato in una mangiatoia e noi tutti gli anni facciamo questa esperienza. Ed è bello che i più piccoli, i bambini, vengano iniziati a queste tradizioni proprio perché hanno modo di apprendere il messaggio cristiano, il valore profondo della Natività. La pastorella? Rispondi al Signore, piace fare la pastorella? Sì. Sì, sono 3 anni che poi lo fa. Magari quando crescerà potrà, sì, interpretare. Sì. Ma noi è da 22 anni che lo facciamo, che siamo sempre qua. Certo che lo scenario è incantevole e suggestivo. Sotto sì, perché è una cosa naturale. Sembra fatto apposta proprio. Sembra fatto per ospitare apposta. Il presepe. Sì, è vero. Piace a tutti, sì. E ci sono i nostri, come sono mansueti, il bue e l'asinello, eccoli. Prosegue il nostro giro e altri antichi mestieri, quello per esempio del vasaio, vedete, al tornio, appunto forgia dei vasi, e qui è davvero bello vedere delle realizzazioni di presepi artistici. Ora è proprio nella fase di realizzazione e questi invece sono praticamente già pronti, li vedo anche abbastanza induriti, il materiale, la creta, dopo essere stata plasmata, forgiata, è appunto quasi pronta. Ci dica di più di questa attività. Cosa devo dire? È un lavoro sempre, come ha detto lei, artigianale, che si tramanda tra padre e figlio e si continua a fare un qualcosa di modellato, di molto bello. Quanto tempo poi deve rimanere così per indurirsi? In questo periodo d'inverno ci vogliono quasi una settimana. E poi vengono dipinti, pittati? No, vengono messi nel forno e portati a una temperatura di 960 gradi per avere il biscotto. Il biscotto sarebbe come i piatti in quel modo di prima cottura. E poi è marroncino. Poi uno dipende come lo deve fare, se lo vuole decorare oppure se vuole farlo. Lo vuole lasciare così naturale? Sì, naturale, ma naturale è molto bello pure. Da quanto tempo il nostro amico è qui intento? È dalle 5 che sta lavorando.
vedete, scende anche la neve, neve artificiale ovviamente. Un altro figurante è qui da un po' di tempo intento a forgiare la pietra. Siamo entrati nella locanda e vedete le massaie sono intente a friggere pettole che poi verranno offerte ai visitatori. Eccoci qui, sono incuriosito da un altro antico mestiere, cosa fa? L'arrotino. L'avevo capito però. L'affida coltelli in genere. È un mestiere che diciamo che sta scomparendo un po'. Comunque è sempre la curiosità della gente che attira un po'. Vedete ancora un'altra locanda e qui ci sono le massaie che sferruzzano, si prepara la pasta e si distribuisce del buon vino. Assaggiamolo. Che vino è? Primitivo. È tipico del nostro territorio. Certo. È vino locale, sì. E a noi lo doniamo a tutti i visitatori che vengono a visitare il nostro presepe. È un hobby che da tanti anni che lo facciamo e continuiamo ancora a fare questa. Ci sono le donne che lavorano all'uncinetto, un'altra donna che prepara la pasta, le pettole, entriamo, vedete, altre prelibatezze qui si stanno realizzando, il pane ben cotto. Sì, sì, è fatto dei forno a legna, del forno locale del paese nostro. Una pettola l'assaggio. Sì, sì. Questo presepe, oltre che la testimonianza di un grande, di una grande fede, di un credere veramente forte, è anche uno strumento di promozione del territorio, di marketing, un modo per promuovere le nostre tradizioni popolari. Qui abbiamo per caso trovato dei visitatori di Napoli. Di Napoli, sì. Veniamo da Napoli e abbiamo sentito di Faggiano questo percorso meraviglioso, poi generoso, autentico, veramente una specialità che non pensavamo di trovare. Se lo dite voi che siete di Napoli, che è la capitale del presepe. Presepe, sì, è mia figlia anche. Sì, originale e riproduce la realtà per quello che era, è davvero autentico. E poi si mangia, quindi... Sì, a modo di degustare le prelibatezze locali. Si degusta... Le pettole. Le pettole, il pane, la ricotta, è tutto genuino, tutto buono. E il vino, buono, 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 bello, bello. Ci ritornerete. Viva la Puglia, ci ritorniamo, certo. Arrivederci. Beh, è un orgoglio davvero, io da tarantino, da meridionale convinto, da terrone fiero. E sono davvero contento che il nostro territorio venga apprezzato da chi non lo conosceva, da chi viene. Gli ulivi che ci sono sempre, ci accompagnano durante il percorso, è meraviglioso, un albero splendido. Una ricchezza, una realizzazione, io dico, più unica che rara. Sì, davvero. Anche il piccolo. Che bisogna preservare, si chiama Gennaro. Non poteva non essere così. Tutto quanto è bello. Gennarino. Tutto quanto è bello, un bel giro, tutto quanto buono. Gli animali. Animali, cose, eccetera, eccetera. Auguri. Auguri. Auguri, buon anno e grazie alla Puglia. Grazie. Beh, abbiamo concluso il nostro giro attraverso le varie postazioni, gli antichi mestieri, la grotta e quant'altro. Simbolicamente ci salutiamo qui, siamo ritornati nella grotta. Magari per un augurio, per un felice 2020. Angelo Zanzanella. Sì, faccio a nome mio, ma di tutta l'Associazione per le Tradizioni Popolari, un augurio di un sereno e felice nuovo anno
per chi viene a visitare il presepe, ma per tutti quanti. E invito naturalmente a venire al presepe l'ultima sera, che sarà il 6 di gennaio, dove avremo la tradizionale calata dei Magi. Don Nicola, uno di noi, la sentiamo un tarantino, un faggianese, perché si è fatto prendere e vive intensamente il fascino, la magia, il mistero di questa natività. Il suo augurio per il 2020? Che sia un anno di pace, di serenità, che quelle persone che si sentono lontane e abbandonate vengano toccate veramente dalla misericordia di Dio, come ci insegna Papa Francesco, perché Cristo è sempre pronto a sanare i cuori delle persone sofferenti, e la Chiesa deve diventare, come dice lui, un ospedale da campo, dove la gente viene curata e pronta per riprendere il cammino della propria strada.